signori e signore, Red Canzian! Buonasera a tutti, vi ho sentito dalla dietro, Cantavate e battevate le mani molto più a tempo di tanti batteristi che conosco. Bravi, bravissimi. Allora, ciao Red. Ciao. No, perché io vengo qua praticamente quasi tutti gli anni e devo dire che ogni volta tu mi fai delle sorprese che io penso di non meritare. Tu meriti il meglio sempre, vero? Sempre. Ma diciamo il perché tu sei qua. Perché Red Canzian è qua? Intanto perché è un amico di Vegan OK, è un amico del Vegan Fest dal 2011. Pensate che la prima edizione del Vegan Fest, aprile 2011, il giorno di Pasquetta, Red Canzian era con noi. È vero, era il giorno di Pasquetta. Non so se qualcuno di voi quel giorno c'era, però, vero? Esatto. E lui era con noi, ha iniziato con noi questa avventura del Vegan Fest. E lui quando può, quando il suo lavoro glielo consente, c'è. Lui c'è perché è un vegano, perché è una persona sensibile e poi è diventato un amico, come di tutti voi, anche un amico nostro. Allora, lui è qua perché quest'anno l'abbiamo sentito tutti, perché conoscete tutto. Lui è uscito con questa stupenda raccolta che è uscita appunto col brano Cosa abbiamo fatto mai, il brano che premieremo, è uscito Ognuno il suo racconto, che era il brano del Festival di Sanremo. Lui è qua per il brano Cosa abbiamo fatto mai, che è il brano, diciamo, caratteristico vegano, che io non avrei saputo scrivere di meglio da vegana etica da 20 anni, che rappresenta e racchiude quelle che sono le sensazioni che un vegano o una persona sensibile, una persona etica, anche se non un vegano, prova guardando quello che c'è intorno. Ne parliamo un attimo con te, però tu in questo album meraviglioso hai coinvolto anche Chiara. Certo. E io mi sono chiesta, come mai Chiara non è qua? Okay. Emanuele per Di Biase. Cambiare. Eccomi qua, io sono qui a presentare la Vegan OK Academy, come ben sai, Renata e Red, però abbiamo un ospite speciale. Eccola, Chiara Canzian. L'hai portata. Chiara Canzian. Ciao, buonasera a tutti. Si inizierà nei suoi gran piatti perché è una grandissima chef e siamo onorati di ospitare qui della Vegan OK Academy. E buon lavoro, Chiara. Tocca grazie. A te. Grazie a te. Ah, però volevamo chiedere cosa preparava Chiara mentre io okay. E papà chiacchieriamo. Il titolo è un po' particolare, si chiama Fantasia di ravioli tra Oriente e Occidente. Ecco. Nello specifico sono dei ravioli tutti colorati, ripieni di verdurine un po' asiatiche e serviti con una salsa di sesamo nero. Parto. Allora lasciamo Chiara in cucina e poi ci farà appunto assaggiare con gli occhi e magari anche diversamente assaggiare a Red il piatto di Chiara. Niente, allora come vi dicevo Red è qua perché questo brano che è diciamo incluso nel suo CD è un brano che abbiamo tutti quanti sentito particolarmente, tant'è che abbiamo già dedicato in precedenza un'intervista a Red, più di un articolo, proprio per questa cosa. Ma io voglio sapere com'è nata l'idea a Red Canzian di scrivere un brano come questo, includerlo in un album. Solitamente si cantano canzoni d'amore, no? Ma io penso che la musica abbia la possibilità di arrivare al cuore delle persone molto più velocemente di un messaggio normale. E quindi avevo questa musica che era abbastanza evocativa e insieme a Miki Porru, che è l'autore della parte letteraria di questa canzone, gli ho detto mi piacerebbe fare una canzone, ma per ridere gli ho detto una canzone vegana, e lui mi ha detto cosa vuol dire una canzone vegana, una canzone che racchiuda tutti i malesseri del mondo provocati dai non vegani, cioè chi mangia carne, chi mangia animali ovviamente produce del dolore. Io vorrei pensare ad altro e quindi raccontare l'opposto in questa canzone, vorrei
pensare a un mondo un pochino tenuto meglio, un pochino più amato, un pochino più pulito per chi verrà dopo di noi, per i nostri figli e i nostri nipoti. Mi piacerebbe raccontare questo, mi piacerebbe raccontare di quelle albe, di quell'acqua, di quelle foreste, di quelle radure che un tempo erano in un modo e a oggi stanno diventando in un altro modo. Gli ho detto tutte queste cose. E lui è bravissimo, perché come in ognuno ha il suo racconto, che io gli ho detto esattamente cosa volevo raccontare nella canzone, ha scritto un testo bellissimo ed è nato appunto Cosa abbiamo fatto mai. Poi c'è un'altra canzone nell'album, che chiude l'album, che si chiama Cantico, ispirata al Cantico delle creature di San Francesco, dove è un cantico moderno il mio, che comunque parla di questo medioevo nel quale ci vorrebbero ributtare, no? Perché c'è veramente poca attenzione nei confronti di tutto quello che è ambiente, natura, rispetto per quello che ci circonda. E allora lì ho lavorato con Renato Zero e Vincenzo Incenzo, che è un autore sensibilissimo, ed è nato Cantico. In particolare è nata questa parte che canta Chiara in quella canzone, dove interpreta un pochino il ruolo di madre natura, di madre terra, che insomma fa un monito all'uomo dicendogli stai attento a quello che stai facendo, perché potrebbe esserci la via di non ritorno. Ecco, tu hai detto che nelle canzoni di solito si parla d'amore. Io credo che nelle canzoni bisogna parlare di qualcosa in cui si crede, e io in questo momento, ma da anni, credo anche a queste cose. Credo ovviamente all'amore, credo alla vita, credo alle cose belle che ogni mattina abbiamo la possibilità di vivere, ma credo anche che serva impegno e rispetto. Ecco perché ho fatto queste due canzoni, e la cosa che mi ha fatto piacere è che sono state accolte dal pubblico e capite e fatte proprie, le hanno fatte loro, perché io mi ricordo quando cantavo queste canzoni in teatro durante i concerti che avete visto prima, il filmato del primo brano, e c'era una bella partecipazione. Questo significa che insomma la gente è pronta, il successo di questa questa fiera lo dimostra, sì. Che la gente ha voglia di migliorare le proprie condizioni e ha voglia di fare qualcosa per se stessi, ma anche in generale per l'ambiente, perché dobbiamo sempre insomma tenere presente una cosa, che l'ambiente non è una cosa astratta, è casa nostra, e se non la curiamo bene casa nostra si rivolterà contro di noi, per cui io credo che sia interesse di tutti. E per fortuna, grazie a voi, grazie a tanta gente che si impegna, c'è una sensibilità nuova che sta nascendo. E anche i ragazzi giovani, i nuovi vegani, che non sono quelli della vecchia generazione come noi, sono più sereni, più aperti, più coscienziosi, e soprattutto ci credono profondamente, e questo è bellissimo. Certo, io però pensavo una cosa quando ho ascoltato questo brano e poi Cantico, in cui l'ho sempre detto a Chiara e anche a te, la parte di Chiara a me fa emozionare in maniera particolare, no? Ho sempre pensato che un po' questo brano, Cosa abbiamo fatto mai, venisse fuori anche dalla tua esperienza fatta con le famose cene, cioè fosse un po' anche qualcosa che avevi maturato durante l'esperienza fatta lì, ti venisse un po' dal rapporto che hai avuto col pubblico, che poi veniva a cena con te, ai quali tu dedicavi veramente tanto di te stesso e tanto del tempo di Chiara, raccontando di questa scelta in maniera, io ti dico la verità Red, come non ho mai sentito fare da nessuno, e te l'avevo detto, in maniera vero, diretta, precisa, nonostante lì si stesse per mangiare, anche divertita, però molto divertita, però vera e sentita. Io credo che le cose vere si possono raccontare in maniera anche leggera. Bravo. Senza prendersi mai troppo sul serio, per cui io giocavo un pochino anche su questo ruolo di certi vegani che sono proprio degli integralisti, no? Spiegando che l'integralismo non porta a nulla, che è meglio dare qualche esempio buono piuttosto che bacchettare chi mangia un pezzo di carne o un pesciolino, perché insomma la gente, lo vediamo il successo che hanno i banchetti che offrono qualcosa da mangiare qua, e sono pieni così, perché il cibo è uno dei momenti di gioia della nostra vita, no? E allora non puoi trattare male uno solo perché non la pensa come te, sì. Allo stesso modo nel quale noi chiediamo rispetto, certo,
per le nostre scelte, no? Dobbiamo avere rispetto anche per gli altri. Poi, ovvio che noi pensiamo che loro sbagliano a mangiare la carne, quindi, però c'è sempre un modo per raccontarle le cose. Io cercavo di raccontarle anche ridendoci sopra, scherzando, raccontando quell'episodio, sì. Ti ricordi di quel ristorante a Roma dove sono capitato una sera, che i miei amici non avevano avvisato l'oste che io ero vegano. Ristorante, cioè, basato sulla carne, praticamente a Trastevere a Roma, che come sono entrato ho visto questo omone di spalle sulla griglia che stava cucinando degli animali, e quando viene a tavola e fa: beh, che ve mangiate stasera? I miei amici cominciano a ordinare, io dico: oddio, questi non gli hanno detto che io sono... Ha cominciato a elencare, c'avevamo l'abbacchio, a coda vaccinara, a cervelletta fritta, a paiata, cioè tutte cose terribili. E io dico: ma cosa chiedo a questo qua? Insomma, alla fine ho detto: guardi, io dovremmo inventare qualcosa perché sono vegano. E il suo benvenuto è stato: ah, sei di quelli che non mangiano un cazzo, capito? Questo è stato il suo saluto, per cui potete immaginare. E allora raccontavo questo episodio che poi alla fine a me mi ha divertito, perché sono riuscito a inventarmi un menù con questo omone che mi voleva menare, che alla fine, quando ho cercato di salutarlo, è stato bellissimo, che non ha voluto pace. Lui ha detto: tu sei dentro di lui, io ero il nemico da combattere, mi è venuto vicino, io ho detto, stavo per dire, hai visto, siamo riusciti a... Ma io ho mangiato dei paccheri al pomodoro, insomma, ho mangiato bene, no? Hai visto che si può mangiare anche così? Lui mi è venuto vicino, ma allontanato. Oh, a me i pù mi piacciono pure, ma tu stasera hai proprio rotto i coglioni. Questo è stato il suo saluto, per cui raccontavo queste cose così, e quindi non c'era mai l'Alessio. Non c'era mai la Lezio Magistralis di quello, certo, che vuole insegnare a vivere agli altri, ma c'era una maniera di partecipare a qualcosa che sulla nostra pelle, noi vegani della prima ora, abbiamo vissuto, sulla quale abbiamo un po' lottato, ma dalla quale siamo sopravvissuti e ne stiamo uscendo bene comunque. Certo. No? Ma facciamo un passo indietro, no? Anche qualche altro passo, poi torniamo al tour. Prima, per tornare all'argomento vegano, poi torniamo al tour, perché abbiamo visto i concerti, tanti di loro, tutti forse, erano visti uno, due, tre, quattro volte. Però volevo fare un passo indietro prima. Quando tu sei venuto al primo Vegan Fest, eri vegano da 2 anni, mi pare, dal 2009 sei vegano, vero, se non mi sbaglio. E all'inizio, siccome volevo parlare un attimo di questa cosa... Non mangio carne da 26 anni. Quello perché eri prima vegetariano. Sì. Lui non sì, eri vegetariano. Però il passaggio che hai fatto dal vegetarianesimo al veganesimo... Cioè, c'è voluto un po' di tempo. Perché c'è voluto un po' di tempo? Perché in quel momento eri abbastanza solo. Cioè, era forse un momento storico in cui di queste cose non se ne parlava. Oggi tante persone hanno la possibilità di fare molto prima a fare questo passo. E questo è un grande vantaggio per la salute, tanto soprattutto. Ma anche perché ci sono dei cibi straordinari. Esatto. Prima eravamo... Bravo. Da Enzo Marascio al muscolo di grano. Ma ragazzi, cioè è un prodotto pazzesco. Poi quello nuovo che ha fatto ha la fibra eccezionale, morbida, che cioè veramente buonissimo. Per cui è un po' più facile essere vegani con dei prodotti così. Sai, finché ti propongono il tofu... Anche, cioè, ti passa la voglia di fare il vegano e mangiare il tofu che sa di polistirolo. Invece questa è roba veramente buona, insomma. No, infatti, però ecco, sono cambiati i tempi, no? Una volta uno era vegetariano, continuava fino a che non trovava un modo, oppure per motivi suoi particolari, ma comunque ci dovevano essere i presupposti per facilitare questa scelta. E a questo punto è arrivata. Ma oggi è veramente più facile per tutti. E Red l'ha raccontato con Chiara nel loro libro, ha spiegato, Chiara ha fatto delle ricette meravigliose. E poi Chiara faceva mangiare 100-150 persone ogni sera con delle cose talmente buone che uno dice: vabbè, se essere vegani è una punizione come questa, la voglio fare tutti i giorni. Questo, no, voglio dire, quindi ormai è facile, il passaggio è immediato. Quindi questo è un po' il quadro della situazione nel periodo di cambiamento, come sono cambiate le cose, anche visto un attimo insieme a Red. Ma Red non è solo vegano, è anche un cantante, un artista conosciuto. Poi ultimamente
ti abbiamo assaporato parecchio in televisione, non è che ci abbiamo tenuto con noi a farci compagnia ed è stato piacevole. Ci sono state serate in cui abbiamo acceso la televisione, ho visto sul web solo per qualcosa, perché solo perché c'è di te, perché chi ti ama ti segue così. Ecco, quando tu non ti fermi mai, hai finito questa cosa del tour del libro e poi sei partito con il progetto del tour. Come fai? Ma dove la trovi tutta questa energia? Cioè, amo quello che faccio. Parliamo d'amore. Sì, perché voglio dire, per me la musica è la mia vita, l'ho scelta che avevo forse 10-12 anni, questa strada. E ho deciso che la musica sarebbe stata la mia fidanzata, la mia amante per tutta la vita, per cui non riesco a farne a meno. E quindi pensate che quest'estate giravo con due concerti. Testimone del tempo, quello che avete visto, dove raccontavo la grande storia della musica rock dai tempi di Little Richard nel 56 fino ai giorni nostri, passando attraverso i Beatles, Elvis Presley, Bob Dylan, Elton John, i Pink Floyd, i Pooh, c'era dentro tutto, attraverso filmati, attraverso cose, e avevo Chiara che cantava e suonava le percussioni con me, e avevo anche Phil che suonava la batteria, quindi la band bella tosta. Poi invece, siccome a me piace proprio cantare, ho fatto un altro spettacolo che si chiama... Hai fatto bene, ti piace bene. Red in Blue. Prima c'era una signora qui che mi ha visto al Festival Jazz di Laurino, avevo un trio di cui faceva sempre parte Phil, e c'era anche Chiara che faceva proprio l'interprete di alcuni brani, cantava Il cielo in una stanza, cantava Caruso, cantava delle cose meravigliose, poi cantavamo dei pezzi insieme. E ho fatto questo tour con una grande orchestra, 35 elementi d'orchestra, dove io cantavo soltanto. E per ritornare al discorso del perché uno fa una cosa così e dell'amore, ecco, io nel momento in cui ero sul palco in mezzo alla gente e cantavo, avevo la sensazione di essere nel luogo giusto al momento giusto, e tutto questo ti fa star bene. Io credo che tutto questo ti aiuta anche a guarire da quei piccoli acciacchi che ogni tanto la vita ti regala, perché io il 13 di aprile sono stato operato a un nodulo a un polmone, era un tumore, ne hanno levato via un bel pezzo. Dopo 10 giorni, il 23, ero sul palco a fare le prove ancora con le cannette attaccate. Ma perché? Ma non perché io sia particolarmente dotato o bravo, perché è la maniera più giusta di combattere la sfiga, fare una cosa che ti piace, metterci il cuore, l'entusiasmo, la passione, il sudore, il sorriso e le notti insonni. Comunque fa bene se lo fai per una cosa che non vedi l'ora di fare. E allora mi sono divertito tantissimo quest'estate, mi sono comprato anche la giacca da cantante, ero felice, cantavo, sì. Finivo il concerto cantando My Way di Frank Sinatra, e devo dire che anche quel pezzo lì è una bella emozione, perché è un po' il resoconto della vita di un uomo che sicuramente verso la mia età, ecco, non di uno di 20 anni. Giusto. Bello. L'interpretazione. E poi ovviamente c'è stata tanta televisione, no? E ti abbiamo seguito, almeno io, appassionatamente direi, nelle serate in cui eri lì con Marco Armani in trasmissione da Amadeus. Com'è stata quell'esperienza? Io, sai, voi avete fatto la televisione sempre insieme, vi abbiamo sempre visto insieme prima, no? E ora vederti lì da solo... A me ha fatto anche piacere in modo particolare, perché comunque, vabbè, sei un amico, chi ama te in particolar modo ha avuto questo. Com'è stato? Come ti sei sentito, no? Andare così. Mi è piaciuto perché non era... Te la sei goduta anche. Proprio un talent. Era una cosa diversa. Era un ripescare delle persone che avevano fatto e dato molto. Ma io ho approcciato questo programma da... Mi chiamavano maestro, io dicevo che mi accontentavo anche se mi chiamavano bidello, perché sì, il ruolo del maestro... Vabbè, non però, è che mi fai dai. Però io credo che l'esempio migliore per insegnare qualcosa sia far vedere, non parlare. Cioè la cosa migliore è non dargli i consigli,
per riuscire a ottenere qualcosa. Allora lavoravamo, ci mettevamo in sala a prove, dicevo io lo farei così il pezzo, abbiamo fatto un po' di cose che effettivamente sono venute anche molto bene. Una sera abbiamo fatto una dedica al povero Pino Daniele e sono venute bene perché insomma l'abbiamo fatta con lo spirito giusto. Ecco, fare televisione in quella maniera mi piace, perché se posso anche aiutare soltanto per un attimo qualcuno a migliorare la sua condizione, è la cosa più bella. Anche perché tu avevi nella tua vita, hai avuto questo progetto di aiutare i giovani cantanti, sì, sei sì, stato sì, sì. Insomma, hai creato una fondazione, la Fondazione Q, che è stata, insomma, ha avuto... Abbiamo prodotto dei lavori belli. Ci sono stati dei musicisti, dei ragazzi molto giovani che sono usciti. Io credo che non ci siano meriti, ma soltanto scelte. Un uomo che ha avuto la fortuna di avere quasi tutto dalla vita, come ho avuto io, no? Perché ho avuto successo col mestiere che ho cercato di fare fin da bambino e mi è andata bene e mi hanno pure pagato, per cui cosa vuoi di più dalla vita, no? Vorrei anche vedere che mi lamentassi. Per cui uno che ha avuto tutto questo non può essere col braccino corto e non avere voglia di dare qualcosa a qualcuno. Per cui io, se trovo uno che merita, ma io mi appassiono, cioè ci perdo le giornate a seguirlo, ma perché è giusto che sia così. È giusto che sia. Una volta i grandi mecenati della storia questo facevano. Probabilmente Leonardo da Vinci, Michelangelo e tutti i grandi artisti del 500, del 600 non sarebbero mai diventati quello che sono diventati se i grandi mecenati, quelli che potevano, loro potevano quei soldi, io posso solo con l'esperienza, però è comunque un qualcosa che tu dai. Se non avessero fatto qualcosa per loro, forse sarebbero rimasti tra i tanti pittori manieristi che andavano per le case per una minestra e dipingevano. Pittore manierista, cos'è questa, cioè pittore manierista? È uscita questa la mia passione, il cantante manierista, che vuol la dire? Mia passione per la pittura, scopriamo, lo sappiamo un po', lo sappiamo, dai, lo sappiamo, sì. E come questa cosa della pittura? Ma perché tu dipingevi anche da giovane, cioè avevi allora questa caratteristica, una vena profondamente artistica sotto tanti punti di vista, c'era un l'estro. A me piace comunicare poi comunicare parlando, cantando, dipingendo. Suonando, dipingendo, facendo libri, comunque arrivi al cuore della gente. Io poi sono uno tutto storto perché sono mancino, ma mi hanno obbligato a scrivere con la destra, però dipingo con la sinistra perché la pittura non era lezione scolastica, quindi a casa io dipingevo con la mia mano, non tutto con questa storto qua. Tutto per non passare sopra il colore. Per cui insomma, però è anche quello, no? È bellissimo perché un quadro è un, voglio dire, il braccio è solo un prolungamento delle tue emozioni, certo. No? Vai a tradurle con un disegno, con un segno, con un colore, puoi comunque raccontare quello che tu stai vivendo ed è bellissimo anche quello. È vero. E quindi abbiamo detto la musica, l'arte. Sì, scusa, è vero. La musica, no, l'arte. Mica per te, è che per sono loro. Tutti ma sordi. Guarda che forse è con la voce che ho, che non è molto intonata, non è molto bella, però mi sento una voce terribile io, fortissima. Mi sentono tutti. No, però la comunicazione con tutti questi strumenti, però tu sei anche, sei sempre stato e tanti ti conoscono anche e cercano ancora i tuoi libri. Che riguardano per esempio l'altra passione che è quella del bonsai, perché tu sei insomma, ma più che del bonsai, bonsai delle piante in genere? Delle piante, esatto. E lì ritorniamo al mondo vegano, al rispetto, esatto, per l'ambiente. Cioè le piante per me sono stati i miei compagni di gioco, perché io sono cresciuto non avevo amici vicino perché abitavo in una casa isolata e in campagna e io ho imparato a conoscere le piante naturalmente, per cui molto spesso i fiori, per esempio il fiore del tarassaco, che quando fa quella nuvola di piumini che tu soffi e volano, quante volte ho giocato con quelli, oppure col gambo del tarassaco a fare le fischi, trombette, no? Ed erano i miei giochi da bambino, infatti io ho scoperto che poi conoscevo le piante naturalmente. E quindi un giorno ci ho fatto un libro, certo, parlando di queste piante nostre, delle nostre campagne, delle nostre foreste, delle nostre montagne.
E non solo hai fatto il libro, ma sei andato nelle scuole con Bea, sì. C'è stato il progetto, anche quel progetto. È vero. Ti ricordo tutte le cose io, vedi? Ma è bravissima. Abbiamo regalato 25.000 alberelli ai bambini di prima elementare in 20 anni, che venivano alle lezioni, no? Che io facevo. Avevo 500 bambini a ogni conferenza a cui consegnavamo le cose. E le maestre avevano l'occhio a palla, perché dicevano: ma come fa a tenere lei 500 bambini che noi con 19 ci distruggono la classe? Ma io li fregavo, perché come loro cominciavano a far casino, io cominciavo a parlare sempre più piano. E loro capivano. E poi facevo dei gesti come se stessi dicendo chissà che cosa. Allora loro smettevano. E dicevo: meno male che avete smesso, perché vi sto raccontando una cosa. E li coinvolgevo e un'ora me li tenevo là, e andavano via felicissimi, e andavano via anche loro, mi chiamavano maestro. Vedi, allora Uscendo. Allora c'era questa cosa. Che meraviglia. E anche questo progetto delle piante si riconduce tutto a una sensibilità, a una salvaguardia, a insegnare che c'è l'ambiente va protetto. Cioè l'esempio che poi, tra l'altro, vabbè, tu parlavi del fatto che il mondo è la nostra casa, no? Poi noi siamo geometri tutti e due, quindi il valore della casa. Ma noi nelle nostre case, alle nostre case teniamo molto. All'interno delle nostre case teniamo molto. Ci piace avere belle cose nelle nostre case, tenerle pulite, ordinate. Poi ci affacciamo fuori dalla finestra, ci inorridiamo e diamo la colpa agli altri. Non è che funziona proprio così. Dovremmo renderci tutti conto che quando siamo fuori siamo ancora nella nostra casa. Quello che ci circonda, come diceva Red, è ancora il nostro habitat, la nostra casa. Quindi dobbiamo imparare. Veramente avremmo dovuto mai smettere di renderci conto di questa cosa. Non so a che punto della storia questo è accaduto. Qualcosa è successo, perché magari abbiamo creato un gran caos anche a livello urbanistico, anche a livello vero. Cioè, perché non c'è soltanto l'inquinamento atmosferico. Io, da tecnico, ho notato che veramente c'è un grande inquinamento urbanistico, cioè costruzioni fatiscenti rimaste lì perché costruzioni su costruzioni, e mai pensare a riconvertire delle strutture, a renderle nuove per un'altra destinazione. Cioè dovremmo guardare veramente tutto in un modo più consapevole, non solo quello che mendiamo, cioè partendo magari dal piccolo, ma cominciando a guardare intorno a noi. Perché c'è veramente tanto da fare. Io quando viaggio, come viaggio, anche tu viaggi tanto, no? Ti capiterà in autostrada di vedere i fabbricati, mezzi distrutti, no, deruti, capannoni industriali abbandonati, perché purtroppo, anche perché manca il lavoro, tante situazioni. E tutto questo mi fa pensare come non ci sia un sistema per recuperare tutto questo, lasciarlo lì alle erbe. Comunque roba che rimane lì, inquina. Perché inquina? Perché va a finire nella terra? Perché comunque inquina la nostra vista, la bellezza. Se tu pensi solo a tutti i capannoni ancora, quei tetti di Eternit, sì, esatto. Che è veleno puro, amianto, che non sono stati ancora riconvertiti, tolti. Ma sai, noi viviamo in un paese veramente strano, nel quale finché non succede la tragedia nessuno si immagina che possa succedere. Quando succede la tragedia tutti allontanano la mano e dicono: io non c'entro, io non sono stato, è stato sicuramente quello che è passato prima di me. E poi nel frattempo vediamo cadere i ponti, vediamo morire le persone, vediamo delle situazioni che in un paese attento non dovrebbero succedere, perché è ovvio che un ponte di 50 anni è come un uomo di 50 anni, non può fare la maratona di New York come uno di 20. Quindi devi stare un po' in campana, e come stiamo attenti noi e prendiamo la pastiglietta per la pressione, bisognerebbe darla anche alle strutture di 50 anni e non aspettare che muoiano 43 persone prima di dire: oh cazzo, è caduto il ponte. Ecco. Infatti, no, questo era un altro messaggio importante. Quindi veramente dobbiamo sempre tutti cominciare a guardare tutto quello che è intorno a noi, essere vigili anche di quello che c'è intorno a noi. E lavorare in consapevolezza, fare segnali, anche noi come esseri, come persone semplici, no, comuni,
Secondo me avremo anche un ruolo di vigili, no? Di custodi di tutto. Abbiamo parlato di veganesimo, siamo custodi degli animali, salvaguardare quello. Però dovremmo imparare veramente a essere custodi di tutto. Io penso, la penso un po' così. Io credo. Ho incontrato prima dei ragazzi che sono fruttariani addirittura, sì. E hanno fatto una pasta, tipo pasta asciutta, no? Fatta con la farina del platano, che sarebbe questa banana verde. E una pianta di platano fa 70 kg di farina, che per fare 70 kg di farina deve avere 100 metri quadrati di, esatto, campo. Per cui anche intelligente, come, ed era buonissima. Ma al di là di questo, questi ragazzi che invece che andare al pub in moto, fumare, farsi le canne e bere la birra, si mettono a inventare una cosa così, ti fa capire che questo ambiente dei vegani è sicuramente un ambiente d'amore. Un ambiente in cui le persone hanno voglia di migliorare, di migliorarsi e di fare qualcosa, qualcosa che possa modificare questo andamento che dicevi tu, un po', che ci porta in un'epoca che poi è diventata decadente, perché finché ci sono i soldi, nel boom economico, non ci accorgevamo che stavamo costruendo anche dei mostri, perché c'era talmente una vita che, esatto, funzionava, finiva una macchina, la cambiavi, esatto, e prendevi un'altra. Adesso non è più così, certo. Adesso bisogna stare attenti. Allora anche gli interventi cominciano a essere, a scarseggiare, e allora una cosa brutta diventa realmente brutta e rovina l'ambiente. Allora io credo che prima di fare le cose brutte, se uno ci pensa un attimo, prova a farne una un po' più bella. Infatti, magari meno grande, meno esagerata. Infatti guarda, io facevo una riflessione. Nei 40 milioni di esistenza dell'uomo, no? Dell'esistenza della vita dell'uomo, negli ultimi, almeno nel nostro paese, io non conosco altre, a parte l'Europa, non conosco altre realtà, però nel nostro paese siamo stati capaci, nei 40 milioni, che può essere una riga lunga, che ne so, un chilometro, in 3 mm di questo chilometro, che sono gli ultimi, dagli anni 50, 60, negli ultimi 50 anni, 60 anni, siamo stati capaci veramente di creare il degrado di cui oggi siamo, certo, siamo circondati, da cui oggi siamo circondati. Guarda, me ne accorgevo tempo fa durante un viaggio di questa, e ho fatto questa riflessione. Quindi dobbiamo veramente a un certo punto adesso fermarci, riflettere su tutte queste cose, cominciare da noi, e cominciare anche a comunicare a tutti gli altri che ci sono da fare delle considerazioni sullo spreco. Dicevi giustamente tu delle macchine, no? Anche lì, cambiare continuamente. Cioè, perché oggi le macchine? Perché comunque un po' c'è la moda, sì, lasciamo perdere. Un po' c'è tutta questa cosa delle moda. Ma poi oggi anche le cose non sono più come una volta, no? Io compravo una lavatrice, mi ricordo quando mi sposai la prima volta, questa mi è durata veramente tanti anni. Cioè, oggi compri una lavatrice, la seconda volta che la adopri, errore, sei già lì che tremi, che dici oddio, mi tocca chiamare l'assistenza, ho fatto la garanzia, ho fatto il prolungamento, mi durerà ancora qualche mese. Cioè è pazzesco, no? Tutto questo sistema, e quindi tutta quanta emozione. Adesso diciamo una cosa, vediamo a che punto è Chiara, perché abbiamo, sì, fatto tanta filosofia qua, ma di là si fa tanta cucineria. Andrei cucineria anche ad assaggiare, io mi offro. Ma sì, vediamo un po', quanto abbiamo? 20 minuti più. Dai, 20 minuti? Ah, vabbè, 20 D'altro minuti. Ho fatto tutto da zero, la pasta. Raccontaci tutto. Un attimo però. Adesso? Ok, adesso sto rosolando la cipolla, grazie. Poi salterò le zucchine e i germogli di soia con l'olio di sesamo, che gli dà quell'aroma tostato. Poi nel frattempo ho tirato la pasta in 3 colori diversi, ora la sto stendendo. Poi faccio il ripieno, poi cuocio al vapore e poi è pronto. Ora il tour, vabbè, questo tour sta continuando. C'è ancora qualche data probabilmente, esatto, da fare. Ma poi c'è il Natale. Io non voglio. A Natale ci sono anche progetti importanti, perché ogni anno tu ti dedichi. Sì, nel senso che non voglio lavorare a scompartimenti chiusi. Perché secondo me si può inventare qualcosa di nuovo. Adesso per esempio il 15, fra pochi giorni sarò a Taormina, oh, che bello, nel teatro greco di Taormina, e faccio una cosa acustica, pianoforte, chitarra e sax, 4-5 canzoni. È una serata di beneficenza,
dove ci saranno anche i ragazzi del volo, altri amici, così. E, però mi piace fare delle cose dove ogni volta devo reinventarmi. Quindi adesso vado giù, faccio le prove con questi musicisti, poi canteremo. Ah, poi me li porterò a ottobre, il 20 di ottobre, a Bagnara Calabra, perché mi danno il premio Mia Martini. Mimì era una grande amica mia, era veramente una persona che amavo molto ed è un grande onore avere questo premio a lei intitolato. E quindi faccio queste cose, poi sto pensando a un concerto di Natale con l'orchestra però e con un coro gospel. Ah, bello, bellissimo. Sì, perché a Natale, capito? Natale però solitamente tu ti... questa cosa la fai un po' a Treviso, nella tua città? No, vorrei portarla... Ah, proprio? Cioè la regali anche ad altri? Potrebbe essere che verso il 19 a Venezia si faccia un grande concerto di Natale. Ale, guarda. Potrebbe essere. vedi. Ecco, perché tu hai fatto anche queste serate, io mi ricordo che sono venuta a Treviso, vabbè, sono venuta diverse volte, però mi ricordo una volta sono venuta perché avevi fatto un concerto anche dedicato ad una ragazza, no? Che aveva un problema di salute, mi ricordo. Tu ti dedichi sempre a queste cose, hai fatto le serate per le persone che sono state anche lì sfortunate dell'alluvione, dei terremoti, hai fatto sempre tutto per tutti, ti sei sempre... Ripeto, non c'è nessun merito in questo, perché lo come senti. Ti dicevo prima, chi ha avuto tanto non si deve mai dimenticare, esatto, che c'è gente che non ha avuto nulla. È vero. E quindi le cose non possono mai essere così sbilanciate, bisogna, non dico di metterle in pari, ma far qualcosa, perché ma è normale, è normale. Cioè non c'è niente di eroico, capito? No, sì però non c'è niente di eroico, giusto? È un dovere che uno ha, però non è facile trovare dei personaggi, degli artisti, delle persone che comunque trovino modalità, tempo, anche sacrificando comunque la famiglia dal punto di vista del tempo, perché comunque io me la porto te la porti dietro, te la porti dietro, vabbè, è vero, è vero, te ti porti dietro lei, sì, però magari negli anni indietro, quando Chiara era più piccola, insomma è un grande impegno, non è una vita facile quella specialmente del cantante, di chi fa i tour, o dell'attore che recita in tante città, è una vita anche di sacrificio, anche per la famiglia stessa, no? Quindi è comunque una dimostrazione, quella di continuare a dedicarsi agli altri, essere sempre disponibile, non da poco. Tra l'altro bisogna dire anche una cosa, che tu sei comunque un artista, e loro sono testimoni di questo, perché sono i primi a avere la fortuna di avere te come persona del cuore, no? È vero? È il vostro maestro, dice lei, però di fatto sei sempre disponibile anche con i tuoi fan, sei sempre, ti dedichi a loro, non è facile trovare le persone che sono così carine, insomma è vero che, come dicevi tu sempre, loro sono il nostro patrimonio, è vero? Loro sono la parte più solida di un mestiere fatto di cosa? Perché voglio dire, se tu mi dici io faccio bulloni, io capisco che tu fai delle cose di ferro a forma esagonale che si chiamano bulloni. Se tu fai pasta al pomodoro, io capisco che tu fai una cosa, ma se tu fai musica, di che cosa è fatta la musica? Cioè è di emozioni. Sì, lo so, ma sai, dare un valore alle emozioni e riuscire a venderle non è così facile. È vero. E quindi voglio dire, loro sono la parte solida di queste nostre emozioni, loro interpretano e traducono con la loro presenza, la loro partecipazione, quello che noi facciamo in maniera così del tutto anche casuale, perché credimi che le belle canzoni nascono quando decidono loro di nascere. Sì, è vero. Non dipende mai troppo da noi, per cui è ovvio che io amo la gente, che amo stare con la gente, no? Però tu ti dai sempre per qualsiasi situazione, campagne, parliamo di campagne, parliamo della campagna, no? Quella dove andiamo a raccogliere, che va bene, insomma, a noi ci piace la campagna. Ma parliamo per esempio di una campagna di Pita del 2013, che è stata lanciata a luglio del 2013 a Milano, ti ricordi, eravamo lì anche quella volta, è la campagna che tu sei stato identificato da Pita come il testimone in italiano per questa campagna, Pareti di Vetro, che gemellavi
con il tuo amico Paul McCartney, no? Questa sì. cosa. Cioè, anche quella è stata una bella esperienza, sì. immagino. Sono passati cinque anni. Allora, immaginate che io ho vinto il mio primo festival cantando Yesterday dei Beatles. Avevo 17 anni, festival importantissimo, si chiamava Lo Stroppolo d'Oro, dedicato... Il nome non prometteva no, vabbè, benissimo. Adesso voi siete irriverenti a ridere a questa cosa. Organizzato dalle cantine sociali di Conegliano Veneto, lo stroppolo è il torracciolo, no? E lo presentava Pippo Baudo però, quindi era già un festival di un certo tipo. Immaginate la mia emozione nel 2013 incontrare Paul McCartney, perché abbiamo fatto questo video insieme, e non incontrarlo per la musica, incontrarlo per questo impegno nei confronti degli animali che entrambi abbiamo. Infatti quando poi gli aveva raccontato a lui chi ero io, no? Certo. Lui conosceva i Pooh. Certo. E ci credo. E allora gli ho detto... ho il basso come il tuo, Lofner a violino, no? E lui è stato carino perché mi ha detto, vabbè dai, allora andiamo a suonare qualcosa insieme. È bellissimo. Una battuta che ha fatto perché poi purtroppo, lì, punto. Purtroppo non abbiamo fatto. Punto, punto. Però insomma è stata una bella emozione conoscerlo ed è stato bello fare questo video molto doloroso. Questo video, quando l'ho presentato alla stampa, Chiara l'ha visto, e alla fine del video eravamo aveva insieme. I lacrimoni che scendevano. Eravamo insieme quel giorno. E mi ha detto, papà, io da oggi non mangio più animali. E l'ha fatto. Eh sì, eh sì. Ed è diventata vegetariana totale. Sì, è vero, è vero. È stato un momento importante anche quando l'abbiamo presentato qua, perché è emozionante. Poi la tua interpretazione... Cioè, essendo tu, non è che l'hai fatto per recitare o per o comunque sei una... Perché sai, Pita spesso ha fatto le campagne anche con dei personaggi che non avevano comunque, diciamo, personalmente questa... avevano fatto personalmente queste scelte. Erano soltanto personaggi famosi, no? Come sei tu, come è stato Paul, come era Paul McCartney. Però, nel caso tuo di Paul McCartney... il personaggio che interpretava la campagna, che viveva, l'è stato scelto come testimonial, era se stesso dentro nella campagna. Certo, certo. C'è la differenza in questa cosa. Linda McCartney, la prima moglie di Paul, sembra che sia sua questa frase che disse poco prima di morire: se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti quanti vegetariani. Ecco perché è nato il video Glass Walls, pareti di vetro. Chissà, probabilmente sì, però tutto quello che viene fatto... No, ma Paul è molto convinto, abbiamo parlato mezz'ora di queste cose e 10 minuti di musica, cioè nel senso che è uno che c'è molto dentro anche lui nel rispetto ambientale per gli animali, per le scelte alimentari, è una persona molto per bene. Quindi molto. Quando vi siete incontrati, alla fine due grandi musicisti, bassisti per giunta, avete parlato prevalentemente sì. di questa cosa che vi legava, per cui eravate lì. Sì. L'ha conosciuto anche Chiara? Sì, 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 abbiamo le foto tutti insieme. Infatti, lei è stata fortunata perché giovane ha conosciuto Paul. Bene, e dunque allora, torniamo invece al motivo di questo momento insieme a te, in cui abbiamo un po' ripercorso tante cose di Red, gli incontri che abbiamo fatto insieme, però mi rendo conto che io ti conosco bene, sì. ti conosco bene, ti conosco proprio bene e mi piace perché sono una persona che probabilmente prima di diventare una fan, forse o più di una fan, sono un'ammiratrice dell'uomo Bruno Canzian, cioè della persona che sei, penso di essere quella roba lì, perché è bella la musica, è bello venire ai concerti, è travolgente ascoltare le cose che fai, che avete fatto anche prima, però io ho amato anche altri cantanti, ma a un certo punto ho smesso, perché, è vero, no, ho smesso, perché quando sono diventata vegana, tra cui... Quando sono diventata vegana ho capito che sì, ok, la musica, tutto è bella, ascoltare anche l'altra musica,
però se trovo qualcosa, no? Che non solo c'è la musica, il ritmo, le parole, ma anche chi le canta, chi le racconta, chi le suona, si rispecchia in qualcosa in cui credo io, allora io sono arrivata lì e lì mi fermo. Questa è una cosa, secondo me. Non so se è capitato anche a voi, ma a me è successo così. Io, quando ho conosciuto te, e poi ho affrontato ancora di più la conoscenza tua personale, ma anche della vostra musica, che già quando ero giovane, ma sono tornata a ripercorrerla, io mi sono un attimo proprio allontanata. Ora racconto una cosa mia, però forse magari qualcun altro è successo, che magari si è avvicinato a te per questi motivi anche più etici, no? Cioè io ho smesso di seguire gli artisti che seguivo prima. Non mi ci ritrovavo proprio più, perché comunque avevo trovato un riferimento. Poi ci può essere un pezzo che mi piace di più, un pezzo che mi piace di meno, questo magari capita anche a te. Qual è il pezzo che più hai fatto e ti è piaciuto? Ci sono dei pezzi che amerai di più e alcuni di meno, e anche i fan hanno questa stessa cosa. Però tu quando canti non sei solo Red Canzian che canta. Io, è successo a Francesca quando ti abbiamo sentito, vabbè, è successo nei vari posti, siamo stati a diversi concerti, ma la sera che eravamo a Torino a seguirti al concerto il 12 maggio, io lì, lei era, ma non, lei ascoltava la musica, ma era lì che era emozionata perché c'era Red Canzian, Bruno Canzian che cantava, al di là della musica, perché lui è una persona straordinaria e questo secondo me, per chi ascolta anche la musica, è un valore aggiunto. Io mi farei un applauso da sola. Beh, finché dice queste cose io la lascio andare. No, è vero, perché è una riflessione. Ho addirittura appoggiato il No, micro. È una riflessione. No, io ti ringrazio. Tu non so se capisci quello che tu voglio dire. Tu mi vuoi molto bene e io ti ringrazio, ma hai detto solo cose vere. Sì, no, è vero. No, scherzo. No, però capisci il mio punto sicuro, di vista. Di sicuro io ci metto tutto quello... Tutta la benzina che ho per noi che ti seguiamo, non so quanti di loro sono vegani adesso. Tutti. Vai, va bene, molti, molti. Però per noi che ti seguiamo. No, lì dietro c'è la Benericetti che mangia ancora degli animali. No, ma va bene. Però ma... mi vuole talmente Monica, tanto bene che vai. La perdoniamo. Monica, ti perdoniamo. In due, tutte e due. Ma pensa che io ho Alex, sì. Che è il mio tutor, amico dei, anche amico il mio badante ormai dove Alex, allora io e lui abbiamo una diatriba sulla mozzarella, perché già. Lui pretende che io assaggi la mozzarella, non lo faccio perché, ma un giorno l'ho assaggiata e lui continua a dire che è buona e io gli dico, ma sembra fatta dalla Goodyear, sembra de gomma, perché è buona? Sarà che io mi sono allontanato ormai non lo sai, da i quei sapori, ma proprio la trovo. No, i sapori non è vero. Però insomma, al di là di questo, lui, pur essendo un peccatore, mi è vicino ed è con me sempre. Certo, facciamo questo certo. Delle battaglie, e per dei questo viaggi. Vi divertite anche. Ma io e lui ci divertiamo come dei pazzi. Ti prende in giro, vi prendete in giro. E riusciamo a giocare, a scherzare su questa su cosa. Tutto, ma su sì. Tutto. Sì, sì, su sì, tutto. Sì. Ascolta, invece una cosa ti volevo chiedere, a proposito del fatto che Chiara sta cucinando, no? Quando ci sono a casa, fate le cene così in casa in famiglia, cioè a casa ora mangiate tutti vegano oppure... No. Allora, siccome io ho preteso che a casa mia nessuno mi dica cantaci qualcosa, okay. Non mi posso permettere di dire a Chiara cucinaci qualcosa. No, però no, cucinaci, però lei quando cucina per te, fa le torte, le prepara no, vegano. Lei ogni tanto porta qualcosa di straordinario quando facciamo qualche cena. Però io quando siamo insieme amo, siccome io e lei amiamo entrambi la cucina, amo portarla a provare delle cose, andiamo a trovare degli amici tutto quanto, perché insomma le poche volte che stiamo insieme non lavorativamente è così bello far vacanza. Ogni tanto anche... C'è da dire che quando cucina lei è pazzesca, perché lei fa delle cose. Parliamone un attimo, perché ora lei... Ma io me la sono gustata per 40 cene durante la tournée di presentazione. E ogni tantissima sera, gente se l'è gustata. E ogni sera inventava qualcosa. Lei è proprio brava. Sì, è brava. Ma poi tuttora con il suo blog... Naturalmente brava. Ma ora poi lui... Lei ora non so...
possiamo chiedere, possiamo chiedere due cose a Chiara un attimo? Raccontaci di cosa sta succedendo adesso, che è bellissimo. Cosa? Il nuovo progetto con la Rizzoli. Sì, allora con il mio ragazzo, Sandro, che è qua in prima fila, stiamo scrivendo un romanzo con ricette. Bellissimo. Lui si occupa di scrittura, quindi ha fatto tutta la parte del romanzo che racconta di un viaggio di questa ragazza che è un po' il mio alter ego, che va in sud-est asiatico, poi in Francia, poi torna in Veneto e attraverso questo viaggio scopre la sua passione per la cucina e diventa una cuoca. E quindi perché ci sono le ricette? Proprio perché appunto lei scopre questa sua grande passione e ci sono 30 ricette che praticamente percorrono il viaggio che ha fatto lei. Quindi la prima parte è del romanzo che ha fatto Sandro e la seconda parte delle ricette del viaggio che poi ovviamente ho cucinato io. Brava! Uscirà... Brava, grazie. Uscirà edito per Rizzoli, come è stato Sano Vegano Italiano, quindi è molto bello per me poter fare un secondo libro, la prima volta col papà, e siamo partiti in famiglia, la seconda volta con Sandro, quindi sì, un'altra persona del cuore che mi fa stare tranquilla e a mio agio. Con Sandro, che comunque è in famiglia, perché se non mi cambiano le cose in tavola... Nel 2019 scatta il matrimonio, per cui voglio dire... Bello! Auguri! Grazie, sì sì. Siete tutti invitati. Purtroppo cucino io quella sera. È vero, è vero, è vero. Ci sono quasi, eh? Noi siamo qui per la quarta volta a consegnarti un riconoscimento. Questa volta però... Non perché sei vegano, non perché hai aiutato gli animali, non perché hai fatto la campagna, ma per il tuo lavoro, per la tua musica, per quello che hai scritto. Ma che bello. Questa volta torniamo nella tua intimità e nel tuo amore, in quello che tu all'inizio della nostra conversazione hai detto essere la fidanzata della tua vita, la musica. Quindi per la prima volta consegniamo a Red Canzian un premio musicale, di fatto, un premio per un riconoscimento per la sua musica e per, soprattutto per il testo di Cosa abbiamo fatto mai. Ecco, il Vegan OK Award 2018 a Red Canzian per il brano Cosa abbiamo fatto mai, incluso nell'ultimo lavoro importantissimo, Ognuno al suo racconto. Ci parla, ma non ascoltiamo mai. Piangono le nuvole. Grazie. In quali cieli sognerai? E ai tuoi figli adesso chi lo spiegherà? Voi siete un po' come i ricordi. E più passa il tempo e più assumono valore perché si riempiono di memoria. E cioè io ormai vi conosco tutti, mi sembra di essere a casa di amici. So anche i vostri indirizzi. Arcola. Parma. Bulagna. No, ma le so tutte, vi conosco tutte ormai, è bellissimo perché fate parte di un piccolo esercito, guarda lì, da zona Padova lì, zona Monselice, Este, Gorizia, pensa. E quindi è proprio bello, io vi ringrazio di averci ascoltato finora, è stata un po' lunga, però la pasta richiede il suo tempo. Eccoci qua, allora siamo finalmente arrivati all'impiantamento. Chiara ha fatto un lavoro eccezionale perché ha creato dall'impasto, ha fatto la pasta, l'ha colorata, ha lavorato tanto, è già stanca poverina perché però ha fatto un ottimo lavoro perché insomma fare tutto di sana pianta durante una dimostrazione, un cookie show,
non è così facile come si vede a casa, che è tutto semplice, no? Brava, io gli voglio fare veramente un applauso a Chiara e vi chiedo di farglielo perché ha fatto tutto qui davanti. Brava Chiara. Grazie. E oltretutto ha fatto una pasta favolosa. Ho fatto dei ravioli all'italiana, diciamo che la pasta è fatta come la facciamo noi, quindi farina di semola, acqua e olio. Okay. Li ho colorati con una purea di ravanello pompelmo, che è una verdura che non si trova molto facilmente, ed è fucsia, ecco perché viene così bello colorato. Tra l'altro. Curcuma e rucola. Poi li ho riempiti con un ripieno di zucchine, cipolla, germogli di soia e arachidi. Ok, che hai fatto sempre qui, sì, tutto al momento, certo. È rapidissimo. Spadellato con olio di sesamo e soia e chiusi, cotti al vapore e poi impiattato con una salsa di sesamo nero, erbette e fiori. E questo tocco finale che è appunto il caviale di lime. Posso dire una cosa io, perché qui lei non l'ha detta, il papà qui non lo dice nessuno, ma c'è un sito. Brava. Cioè, grazie. Cioè, se io volevo fare la segretaria della famiglia Canzian, me lo dite, vi scrivo un libro su tutto quello che è. Ok, allora. Il sito chiaracanzian.com. Brava. Potete trovare tutte le mie ricette, sono al 98% vegane, un 2% vegetariane, e trovate appunto da piatti un po' più complessi a la gran maggior parte di piatti facili invece, accessibili a tutti, e potete seguirmi lì e sui io social. Io ho visto anche un blog, vero? O mi sbaglio io? È il suo blog e sito. Che Radici. Radici, sì, sì. Okay. E poi, esatto. Possiamo dire un'altra cosa, anche in questo caso c'è lo zampino del tuo futuro marito. Eh sì, perché mi ha aiutato a fare tutti i testi del blog, essendo lui scrittore e io invece sono più brava a cucinare. E quindi diciamo che poi da questo sito, dal blog Radici, è partita l'idea del libro. Benissimo, vedi a qualsiasi cosa. Grazie. Facciamo un grande applauso a Chiara, però c'è un omaggio anche per te. Davvero? Sì, perché non abbiamo una targa, ma... Cioè, a papà abbiamo dato la targa. Ah beh, sono felicissima, allora, guarda. La nostra azienda... Le pentole della salute, ti volevo omaggiare di qua, cioè, ovviamente c'è un bel sacco, una bella busta stupenda. Grazie. Lo stesso, guarda, un bellissimo blu, ecco là c'è la Alex, ti volevano omaggiare di questa padella che ha delle caratteristiche importanti, poi ti daranno dopo anche, ce l'hai il sacco, ma ti daranno anche tutti i documenti relativi alla padella perché ha delle caratteristiche particolari, la certificazione e tutto quanto. Quindi si sentivano dopo aver visto questo capolavoro che tu fossi degna di avere veramente una pentola particolare, una casseruola particolare come questa. Grazie. Eccoli là, sono là i ragazzi. Grazie, grazie mille. Il piatto è semplicemente delizioso. Grazie mille. Grazie Chiara, grazie a te. Grazie a tutti voi. Ciao.